Insomma, siamo, per chi non ci segue, insomma, dalle Marche, siamo, lo ripetiamo, a Ripa Transone. Adesso io sono a casa mia, però fisicamente siamo a Ripa Transone. Siamo, che è un borgo medievale bellissimo. Un borgo medievale del 1200, fondato intorno al 1200. Che è anche il vicolo più stretto d'Italia. Ha una particolarità di avere il vicolo più stretto d'Italia, certificato, perché poi è certificato e riconosciuto a livello nazionale. E ha altre caratteristiche, quale i sei colli dove praticamente il paese si è fondato, quindi la vecchia enclave dove tutto è partito. E si trova a 12 km circa dal mare e siamo a 508 metri sul livello del mare. Proprio 508, eh? 508, allora, tu sai che praticamente l'altitudine ufficiale è quella della Piazza del Comune, quindi a 496 metri. Però il punto più alto della città di Ripa Transone è il Colle Aiello, che è a 400. Scusi, il Colle San Nicolò, perdonami, è a 508 metri sul livello del mare. Esatto, essendo il colle più alto, essendo Ripa Transone il bel vedere, e quindi il vostro top di gamma, avete chiamato la vostra linea, insomma, top, proprio linea 508. Bravissima, la linea premium dell'azienda è la linea 508. È la linea che va a racchiudere un po' i vini che fanno, diciamo che sono i cavalli di battaglia e oramai assodati, con i nomi come Castellano, Leo Ripano, sono vini che praticamente hanno fatto un po' la storia anche della nostra azienda. Eh sì, perché a tutti, diciamolo questo, ci sono dei nomi strani, insomma, per chi non conosce magari proprio il vostro luogo. Castellano. Saluto il mio amico Manuel, approfitto del mio amico Manuel che è il nostro agente del Lazio, quindi. Ah, bene. Collegato. Tutto è iniziato da lui, insomma, perché io ho preso il vostro vino. È uno di quelli che è stato il fautore dell'esplosione dei vini di Colle Ripano nel Lazio. Bene, apprezzati, ecco, lo diciamo, insomma, anche nell'Enoteca Bertini, insomma, dove io spesso faccio eventi, aperitivi con decanter, ci sono i vostri vini, ci sono, noi lo certifichiamo. Allora. Sì, fai bene te a salutare le persone, perché io non riesco a leggere bene, insomma, chi ci sta seguendo. Quindi facciamo con questa modalità è funzionale per Facebook, ma su Instagram rimane un po' più scomoda, però va bene, abbiamo quindi capito. Non si offendano, insomma, no, i nostri follower del video, quindi va benissimo, insomma. Salutiamo anche altri colleghi, questo Daniele che si è collegato. Altri ragazzi che si stanno collegando sono miei colleghi di lavoro, Matteo, visto, quindi sono tutti ragazzi che si stanno collegando, adesso hanno finito il turno di lavoro e quindi anche loro si vogliono collegare, ci vogliono fare un saluto. Bene, bene, li salutiamo tutti. Ritornando un po' al discorso del vino, praticamente di 508, quindi il punto più alto era l'osservatorio, non potevamo non chiamare la nostra linea perché è quella linea premium dell'azienda. La linea premium che racchiude sei prodotti di cui sono tre bianchi e tre rossi, che scaturiscono da cosa? Scaturiscono dal territorio e dai vitigni che un po' anche l'altra volta avevamo toccato. Noi non possono esistere i Colli Ripani senza la cantina, e di conseguenza la cantina è fortemente legata ai Colli Ripani e da sé anche tutta la serie dei prodotti autoctoni da cui derivano, insomma. Del resto il vostro motto è c'è terra, c'è vino. C'è terra e c'è vino, quindi sono molti tipi di terra ma e anche molti tipi di vino. Allo stesso tempo il nostro claim è, quindi c'è terra e c'è anche vino, non è una cosa campata in aria, effettivamente ci sono produttori, ci sono mani sapienti che sanno lavorare terreno, produrre uva, trasformare, imbottigliare e poi distribuire. E far sì che praticamente il prodotto che nasce dalla campagna e poi arrivi sulle nostre tavole e nelle nostre case, quindi è un po' questo. Senti, però i nomi, insomma, stavamo dicendo i nomi che sono un po' particolari. Diciamo, allora, Castellano. L'unica linea,
Diavolo e Vento, Leo Ripano, li leggo, Leo Ripano, sì, sì. Mercantino, Condivio e La Iella. Spiegaceli un po', insomma, questi nomi che insomma sono, sì, sono particolari. Saluto Marco e l'Enoteca Tre Quarti, intanto ne approfitto che ogni tanto devo scorrere qualche nome. Mi aggrego allora, anche tanto, io ai saluti. Allora, praticamente sono nati praticamente dalla DOCG, principalmente dalla DOCG Offida. Infatti è l'unica linea dove praticamente vengono incastonate le DOCG. Noi abbiamo qui nel Piceno, abbiamo una DOCG che è l'Offida, la quale racchiude praticamente l'Offida Rosso, quindi data dall'uvaggio Montepulciano all'85% e un 15% di altri prodotti, o anche il Montepulciano in purezza, si può fare, l'Offida Rosso DOCG, questa è affiancata dalle altre due DOCG che sono Offida DOCG Pecorino e Offida DOCG Passerina. Quindi nella linea troviamo quindi vitigni, pecorine e passerine che si esprimono nelle DOCG, quindi Offida, e troviamo un pecorino di cui una parte, un terzo affina in fermento e affina in tonneau e due terzi in acciaio, quindi è una riserva di pecorino, che si chiama Condivio. Condivio. Per quanto riguarda invece la passerina, La Iella e Mercantino, La Iella e passerina Mercantino è il pecorino. Poi abbiamo invece i rossi, che è il Castellano, che è il nostro prodotto, diciamo che è il nostro cavallo di punta, insomma, cavallo di razza, che da sempre ha rappresentato un po' la cantina Colle di Pani. Dal 1990 praticamente è stato imbottigliato come Rosso Piceno Superiore, quindi la prima bottiglia del 1990. Nel 92 prende nome Castellano. E da lì poi c'è stato sempre l'utilizzo di questo, anche nelle linee precedenti, di questo nome l'abbiamo tenuto, così come Leo Ripanus. Leo Ripanus, che viene da poi Leo Ripano nella nuova linea, diciamo che sono sempre nomi legati al territorio. Cominciamo da che cosa? Dal Castellano, quindi l'abbiamo dedicato a Tranzone, che era il vecchio condottiero, l'antico condottiero della città di Patranzone, quindi l'uomo del castello, il Castellano, a cui abbiamo voluto dedicare questo vino, composto da Montepulciano e Sangiovese, il classico uvaggio della DOC Rosso Piceno, che poi magari andiamo a assaggiare nella versione, diciamo, non superiore, quindi non la sottozona del Piceno, ma la versione Rosso Piceno classica, insomma, più larga, dove non abbiamo in questo caso l'affinamento in legno, quindi una versione fresca, parliamo. E esatto. Poi invece abbiamo il Leo Ripano, che è dedicato allo stemma, all'araldica comunale, dove abbiamo un leone proprio nell'araldica del comune di Ripatranzone, quindi è un rappresentante anche di tante altre città di tutta Italia, insomma, da Venezia. Da Venezia, certo. Quindi da qui, anche Ripatranzone ha il suo leone all'interno dello stemma comunale. Poi oggi facciamo una lezione di storia. Sì, siamo un po' fuori, no? Non parliamo sempre solo di vino, sennò qualcuno si potrebbe anche annoiare. No, continua. Andrea Castelletti, il nostro art director, quindi... Pensavo Castellano. No, infatti è Castelletti, Castellano, un pochino si potrebbe anche confondere qualcuno. Poi dopo c'è il Diavolo e Vento, che invece abbiamo, che è il nostro prodotto, diciamo, di punta per quanto riguarda i vini rossi, che è invece in questo caso è un IGT, quindi un'indicazione geografica tipica Marche, dove abbiamo voluto un po' avere le mani un po' più libere da quelle che erano le DOCG o le DOC. In questo caso l'uvaggio è composto da Montepulciano quasi in purezza, con piccoli quantitativi che di solito può esulare dal Cabernet o altri vitigni, però non andiamo poi a specificarli tutti, insomma. Ne facciamo solo qualche migliaio di bottiglie all'anno, 3.000 pezzi all'anno, quindi sono piccole selezioni, porzioni di vigneti che abbiamo selezionato proprio nei punti più vocati. Quindi è un prodotto che fa legno per 24 mesi, più fa altro un anno in bottiglia, quindi avremo poi modo di assaggiarlo, magari di degustarlo anche insieme.
Per quanto riguarda invece gli altri prodotti, ah, questo qui è il Diavolo e Vento, scusatemi, non ho raccontato un po' la storia, che si perde fra... La storia si perde un po' fra quello che effettivamente magari ci potrebbe essere, che c'è di solito, e fra la leggenda, perché si narra che nella piazza del comune di Ribatranzone si siano incontrati il Diavolo e il Vento. Il Diavolo e il Vento si siano incontrati su questa piazza, una piazza dove praticamente è molto ventosa, quindi il Diavolo ha detto al Vento di entrare un attimo nel palazzo per sbrigare delle piccole cose. Il Vento gli ha detto: va bene, ti aspetto fuori e poi ci andiamo a bere un bicchiere di vino. Ma una volta entrato nel palazzo, il Diavolo non è più uscito, e da lì ancora il Vento lo sta invano ad attendere il Diavolo che esca dal palazzo per andarsi a fare un bel bicchiere di Diavolo e Vento. Ho capito. Questa qui perché è una piazza che è esposta a un ingresso, diciamo, per come è conformata, le correnti d'aria che arrivano dal Conero vengono verso sud, si incanalano praticamente da nord verso sud, una piazza aperta sul lato nord-sud e verso est praticamente. Di conseguenza lì abbiamo sempre una circolazione di vento. Sì, infatti guarda, io devo dire che vengo qualche volta d'estate, proprio a Ribatranzone, è sempre fresca, anche nelle estati più calde, bisogna sempre portarsi un maglioncino, qualcosa d'estate, perché... Mio nonno, vi dico sono un piccolo perché sono cose che poi mi sono rimaste da tempo, mio nonno per me è tanti anni che è scomparso, però diceva sempre, a Ribatranzone, lui era originario dei Carmini, quindi di Ribatranzone, io sono originario di Ribatranzone, allora diceva 11 mesi sono freschi e uno... Sono freddi, dice, e uno è frescotto. Frescotto. No, ma qual è il frescotto? È agosto. Ha detto è frescotto. Gli 11 mesi sono freddi, quindi è... In effetti è vero. In effetti è così. No, per quanto riguarda invece i vini bianchi, dicevamo, abbiamo praticamente... Scusate che mi alzo, Sì. Sono a casa, faccio come voglio. Bravo. Ecco, ce l'avevi, perché poi hanno anche delle, hanno anche delle immagini evocative. Assolutamente, il bello di questa linea è anche questo, adesso me li metto davanti così per maggiore. Allora, non ho tutti i vini perché alcuni me li sono bevuti, non pensavo di fare la diretta a casa, quindi... Però giustamente. Qualcosa di solito nella mia cantina tengo sempre, non solo di mio, anche di molte, anzi, di altre aziende, però di mio sempre qualche... pezzo, qualche elemento lo tengo. Certo. Ecco, allora, le immagini, allora, non so se le vedete queste. Sì, poi in bianco e nero, molto belle. Sì, belle. Sono, l'abbiamo volute lasciare un po' così, bianche e nere. Le abbiamo volute lasciare perché volevano essere un po' evocative, un po' evocavano anche un po'... abbiamo voluto proprio dare più senso non tanto al colore, ma all'incisione, al tipo di etichetta. Certo. Senti, ma la Iella, siete superstiziosi a Ribatranzone? Ah, la Iella no, la Iella è perché si dice praticamente in dialetto, è uno dei colli, quindi Colle Agello. Quindi non la sfortuna. In dialetto è la Iella, perché si dice bella Iella su, bella Iella io, quindi il mio ribano non è proprio qualche amico ribano, poi magari ci può, perché io sono un po' mezzo imbastardito dal Fermano, che mia moglie è fermana, quindi... Ecco. Quindi questa qui, la Iella, è proprio un torrione, quindi le vecchie mura che sta posizionato sul Colle Agello. Noi abbiamo voluto mettere un gatto nero proprio perché poi voi a Roma ne avete un po' di... cioè la Iella per voi è esatto, una sfortuna infatti proprio. Quindi, esatto, infatti io avevo pensato infatti, a questo, avevo pensato. Tanti miei agenti hanno detto, ma no, io non posso vendere la Iella, assolutamente. Però siccome oggi è venerdì 17... Facciamo un bel bicchiere di Iella di un anno bisestile col Covid in corso, quindi un bel... ecco. mi sembra una buona cosa. Noi ci facciamo un bel bicchiere di Iella e esorcizziamo tutto, che è esatto. Quindi questa è un'offida di OCG Passerina, questa qui sì. È la Iella, poi adesso invece il mercantino. Aspetta, che diciamolo, anche l'altra volta lo abbiamo detto, che voi come azienda date una percentuale, esatto, il 50% dell'acquisto di questo vino fino al 25 aprile verrà devoluto in beneficenza
praticamente alla protezione civile, insomma. Quindi mi raccomando, cari follower, acquistate soprattutto il mercantile.